Buongiorno, buongiorno a tutti amici e bentornati sul canale. Ovviamente, come al solito, un bel Forza Juventus, a maggior ragione nel match day, non ci sta per niente male. Oggi giochiamo il derby di Torino, il derby della Mole. Sincronizzati, anzi, sintonizzati alle 18, perché non si gioca questa sera, ma si gioca nel tardo pomeriggio. Non dimenticatevelo, non andate a fare l'aperitivo dicendo ma sì, tanto faccio in tempo ad andare a vedere la Juve, no. Alle 18 iniziamo, ovviamente saremo in live su Twitch per tutte le emozioni e si spera i tre punti fondamentali per raggiungere questa benedetta zona Champions, anche se in questo momento mi sento di stare particolarmente tranquillo, non tanto per i risultati della Juve, quanto più perché al 98,9%, proprio statistica ufficiale di questo tipo, l'Italia avrà 5 squadre partecipanti alla Super Champions del prossimo anno, quindi 2024-2025, anche in relazione ai risultati che abbiamo visto in Europa League nell'ultima giornata con, vabbè, la vittoria della Roma sul Milan, lì era un derby italiano, soprattutto la vittoria dell'Atalanta contro il Liverpool e in relazione le altre squadre, che tra l'altro le inglesi hanno perso 2 su 2, quindi è qualcosa di molto positivo. Ma torniamo a noi, torniamo al derby, al presente, non tanto al passato, non quello che sarà l'anno prossimo, quello che dobbiamo fare oggi. All'andata abbiamo vinto per 2-0, ma era un periodo strano, lo ricorderete, perché era inserito il derby all'interno di quel filotto di partite dove perdiamo col Sassuolo. Andiamo a mettere via, a mettere nel dimenticatoio quella che era stata anche un po' la novità tattica della stagione, quindi il pressing e tutte queste cose qui. Lo prendiamo e lo mettiamo via, non ci serve più, ci tornerà utile più tardi. Non c'erano né Chiesa né Vlahovic, infatti sono andato a rivedere la formazione iniziale, era una formazione composta da un attacco a una punta Ken con Miretti che orbitava, girava intorno, si buttava dentro, faceva un po' il supporto, un attacco decisamente inferiore, no? Rispetto a Chiesa e Vlahovic. E come finì quel derby? Con gol di Gatti, che è attualissimo, Gatti ne ha segnati 4 e vado a memoria, ma ha iniziato proprio nel derby in questa stagione a tornare al gol. Anche l'anno scorso Gatti, soprattutto in Europa, aveva fatto tanti tanti gol, quindi giocatore che da quel punto di vista non gli si può dire niente, anzi io spesso e volentieri dico che Gatti deve imparare più a difendere che a fare gol. È un difensore un po' particolare, che quando va in conduzione palla è un conto, ma quando devi difendere ancora un pochettino mi fa preoccupare. E il gol di Gatti è attualissimo, meno attuale il gol di Milik. Milik che sarà assente pure oggi. Non che l'assenza di Milik sia una grande perdita, anche perché comunque la Juventus ha la possibilità di ributtare nella mischia anche un certo Yıldız, che all'andata invece non era ancora esploso, aveva fatto qualche minuto qua e là, ma non era un giocatore centrale, anche se Yıldız è da 2 mesi che non parte titolare in campionato. E anche adesso sembra che si sia un po' sgonfiato il suo nome, ma per la Juventus è un nome centrale per il futuro. Quindi queste sono valutazioni tattiche della stagione in corso, ma la Juventus su Yıldız ha le idee molto chiare. Anche il Toro era diverso perché giocava ancora con 2 uomini dietro una punta, quindi un 3-4-2-1. Invece oggi gioca con 2 punte e un trequartista. Mi ricordo che Juric all'andata, o comunque all'inizio stagione, diceva che non era possibile per il Torino sostenere 2 punte. Adesso un po' la sua fortuna è data da questo sistema di gioco, quindi mi aspetto Sanabria e Duvan Zapata davanti con Vlasic che gira intorno come trequartista. Questo è un po' quello che mi aspetto, vediamo se sarà confermata anche questa cosa qui. Attenzione perché loro sono molto pericolosi sugli esterni. Abbiamo visto l'altro giorno, no? Atalanta-Liverpool, l'importanza di Zappacosta, come Gasperini abbia sempre utilizzato gli esterni. Juric è un figlioccio di Gasperini, è uno che è cresciuto calcisticamente proprio con il Gaspa a Genova, con il Genoa. Non so se ricordate anche tutti gli anni in cui giocava Juric con Gasperini allenatore, il 3-4-3 di Gasperini già al Genoa, insomma, l'ha assimilato bene bene, quindi il tipo di gioco è lo stesso, uomo su uomo a tutto campo, pressing e intensità, ma soprattutto esterni. Nell'ultima partita, infatti, il Torino ha segnato 2 gol ed entrambi i gol sono arrivati da assist, da supporti esterni, Bellanova da una parte e Vojvoda dall'altra, che sono appunto i quinti, anche se sono i quarti, dato che poi ci sono 3 giocatori offensivi. Ma appunto il pericolo numero uno del Toro è Duvan Zapata, che ha già segnato, mi pare, 12 gol in campionato. Loro hanno perso anche l'ultima partita, appunto 3-2 contro l'Empoli, però attenzione a non farci ingannare da questo dato, perché hanno una buona difesa, hanno subito soltanto 5 gol in più della Juventus.
solo 5 gol in più ha subito il Torino. Ed è quarta miglior difesa, la Juventus è seconda miglior difesa. Tra noi e il Toro c'è cioè il Bologna che ha subito un gol in più della Juventus e quindi 4 gol in meno del Toro. Quindi attenzione perché dal punto di vista difensivo sono abbastanza tosti, ma tutti i derby sono sempre stati particolarmente combattuti da quando ne ho memoria, da i derby che vincevamo all'ultimo secondo con il gol di Trezeguet, ai derby che vincevamo all'ultimo secondo con il gol di Amauri, al derby all'ultimo secondo col gol di Pirlo, al derby all'ultimo secondo con i gol di Cuadrado, di Alessandro. Sono sempre stati tutti derby molto tirati e spesso e volentieri abbiamo proprio vinto in extremis all'ultimo respiro, mi viene in mente De Ligt, insomma, Locatelli, ce ne sono stati veramente tantissimi, tantissimi. Higuaín forse anche un anno, se la memoria non mi inganna. E nonostante però la sconfitta che hanno avuto a Empoli con l'Empoli, una sconfitta anche pesante perché 3-2 con l'Empoli contro una squadra che doveva salvarsi, sì, però il Toro è ancora in corsa per l'Europa, è una sconfitta sicuramente pesante, ma loro vengono da un buon periodo. Hanno vinto con Monza e Udinese nelle ultime 5, hanno pareggiato a Napoli 1-1 con il Napoli, gol di Kvaratskhelia per gli azzurri, e hanno pareggiato il Torino anche in casa contro la Fiorentina. Quindi significa che comunque nelle ultime partite l'unico passo falso è stato appunto quello di Empoli. Cerchiamo di non farne il caso emblematico perché sennò ci scottiamo. Poi ribadisco, loro hanno ambizioni europee. Deve recuperare la Lazio, una Lazio che ieri ha vinto. E apro un attimino una piccola parentesi su Felipe Anderson, perché ne abbiamo parlato anche proprio nelle ultime giornate, nelle ultime ore, negli ultimi contenuti. Felipe Anderson sembra ufficiosamente il primo colpo della Juventus 2024-2025. E diciamo che nella settimana in cui si parla di Felipe alla Juve fa il suo, poi sì, certo, una squadra, la Salernitana, che poverina, giunti a questo punto non ha sicuramente grandi stimoli, però diciamo che Felipe ha fatto il suo, ha fatto abbondantemente il suo, e ripeto, per me ha senso vederlo come un giocatore aggiuntivo, un giocatore riempitivo della rosa. Se lo vediamo come titolare assoluto allora c'è qualcosa che non va, però attenzione perché poi ieri sera per la Lazio, che sembra essersi aperta una vera e propria rivoluzione, un fine ciclo che aveva portato tanti anche risultati piacevoli con giocatori come Immobile, Milinkovic che è andato via l'anno scorso, appunto Felipe Anderson, anche Luis Alberto si è aggiunto alla lista dei partenti dicendo che ha chiesto addirittura la rescissione consensuale con la Lazio. Non sembra perché ci possano essere delle squadre italiane o giù di lì, anzi sembra che abbia delle offerte dall'estero e anche molto ricche, quindi la Serie A dovrebbe perdere un giocatore che negli ultimi anni ha fatto veramente molto molto bene, uno di quelli che ha formato uno dei centrocampi più belli, secondo me, della Serie A degli ultimi anni, appunto, insieme a Milinkovic-Savic, e la Lazio ora deve trovarsi in questa nuova fase di restyling e vedremo se Tudor sarà bravo a fare questa cosa. Ma lasciando da parte la Lazio, Felipe Anderson e il Torino, concentriamoci solo sulla Juve, solo su quella che è la formazione, quella che dovrebbe essere la formazione. Ieri Allegri ha detto che aveva due dubbi, uno riguardante Kostic, ballottaggio con Ealing Junior, e dall'altra parte Cambiaso, un ballottaggio con Weah. Un Cambiaso che ho notato essere un po' più spento, un po' più nervoso nelle ultime apparizioni. Poi io vi dico quella che alle 9.29 sembra essere la probabile formazione. Sapete che poi tutte queste cose possano cambiare, anzi sicuramente se ci saranno delle modifiche lo impareremo quando il video sarà già stato caricato, perché appunto si gioca alle 18, però la Juventus dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Szczęsny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic e Chiesa. Significherebbe confermare la formazione dell'ultima partita contro la Fiorentina, gli 11 titolari erano esattamente questi, e anche i 10 giocatori in movimento della partita con la Lazio, perché praticamente l'unico cambio nelle ultime tre formazioni sarebbe Perin per Szczęsny, ma perché? Perché Perin era il portiere di Coppa. Quindi Allegri potrebbe decidere di completare questa stagione con gli 11 titolari, o comunque i 10 giocatori in movimento titolari che ha in testa da inizio anno. Questo secondo me sarebbe anche il modo giusto di completare la stagione, a patto che stiano tutti bene. Dico così perché Allegri, dopo la vittoria contro la Fiorentina, ha svelato che Chiesa non stava proprio bene, aveva un sovraccarico alla coscia. Ecco, io in quel caso credo che sia logico e scontato far giocare dei giocatori che stanno meglio, a maggior ragione perché la Juventus ha la fortuna di poter contare su Yıldız, che in questo momento sta vedendo poco il campo, ma è un giocatore che può fare la differenza assolutamente. Ragazzi,
Queste erano tutte le informazioni che avevo da darvi riguardo al derby di Torino. Giochiamo appunto in trasferta, non una grandissima trasferta, ci si sposta di pochi metri, magari ci sono dei giocatori che abitano più vicino allo Stadio del Toro piuttosto che alla Continassa o all'Allianz. Fatemi sapere le vostre qui sotto nei commenti, fatemi sapere le vostre previsioni anche lato pronostico, e noi ci vediamo per le live e tutti i contenuti post partita. Ciao e forza Juventus!